Il Consiglio regionale di questa mattina è stato in parte dedicato all'ordine pubblico nella regione. Il presidente della Giunta Enrico Boselli ha illustrato le misure da prendere per fronteggiare l'ondata malavitosa che da qualche tempo si è abbattuta sull'Emilia-Romagna. Il dibattito in Consiglio si avrà nel pomeriggio. Sull'approvazione delle misure proposte non ci dovrebbero essere ostacoli. Le proposte le riassume Boselli stesso. Ma accanto ad un giudizio molto preoccupato della situazione dell'ordine pubblico in Emilia-Romagna, la Giunta stamattina ha annunciato alcune decisioni. La prima e più rilevante è un investimento finanziario di quasi 9 miliardi che consentirà a molti degli appartenenti alle forze di polizia di poter trovare un alloggio. La seconda riguarda l'introduzione di alcuni cambiamenti nelle leggi regionali che regolano l'attività commerciale degli appalti per evitare che si infiltrino delle norme anche indesiderate. La terza è un'attenzione particolare alla costa adriatica, avremo un vertice l'8 di giugno con prefetti, capo della polizia e sindaci.